Ciao a tutti, siamo tornati nei boschi dell'Appennino Ligure. Adesso andiamo un po' a scaricare nuovi video e poi andiamo a spostare una fototrappola in un incrocio di sentieri molto interessante. Intanto vediamo se abbiamo ribeccato il lupo zoppo che è presente in questa zona. Ok, lì c'è Gianfranco. Allora, qua c'è una fototrappola che è quella che sposteremo. Qui c'è il mitico Gian. In questo punto abbiamo due fototrappole che sono posizionate in modo abbastanza ravvicinato l'una dall'altra. Qui vediamo un branco numeroso di lupi che va verso la fototrappola di Gianfranco, che si attiva, si accende. Questa luce è visibile solo dalle fototrappole. I lupi probabilmente si sono accorti della presenza della fototrappola per il rumore che ha fatto quando si è attivata per registrare il video. Qui invece vediamo quello che vede la fototrappola di Gianfranco. Quindi il primo lupo si accorge della presenza della fototrappola e la guarda. Come vedete, i lupi sono sempre molto attenti a quello che succede intorno a loro. Qui passa un secondo esemplare, un terzo, un quarto passa là sopra probabilmente perché si è spaventato per la fototrappola e quindi ha fatto il giro più largo. Ecco che poi sopraggiunge un quinto lupo che probabilmente è il lupo dominante, quindi in questo caso la femmina dominante che marca il territorio, e poi sopraggiunge un altro lupo lassù, quindi il sesto lupo, e il settimo lupo che marca a sua volta è molto probabilmente il maschio dominante, e poi sopraggiunge un ottavo lupo. Se questo è il solito branco da otto lupi, il lupo zoppo potrebbe essere guarito. Guarda che io sono contento veramente. Ok, siamo andati a recuperare prima i video della mia fototrappola e dalla mia fototrappola, quella più lontana, abbiamo beccato questo video che secondo me è veramente spettacolare. Forse il video più bello che abbiamo mai registrato da quando abbiamo iniziato a fare fototrappolaggio. Adesso andiamo a piazzare la fototrappola di Gianfranco in un altro sentierino, perché qua c'è un incrocio. La mia si trova nell'incrocio in basso e adesso metteremo quella di Gian nell'incrocio in alto. In questo modo riusciamo a mappare tutta la zona. Andiamo a vedere se troviamo un buon punto per posizionarla. Oggi tra l'altro è una bellissima giornata. Abbiamo già dato un'occhiata ad alcuni video di quelle due fototrappole che abbiamo già analizzato e devo dire che ci sono già dei video veramente molto molto interessanti. Uno tra tutti abbiamo visto che il branco da otto lupi era composto effettivamente da otto lupi, quindi io non ho visto nessun lupo zoppicare per ora, anche se le inquadrature di queste fototrappole non aiutavano molto, però a quanto pare il lupo zoppo potrebbe essersi ripreso e quindi è guarito, insomma, e sarebbe anche una bella notizia. Però poi guardiamo bene le altre fototrappole che abbiamo sul sentiero, che hanno un'inquadratura migliore e quindi riusciamo a capire molto meglio se l'animale è ancora ferito o meno. Ok, fototrappola piazzata. Abbiamo cambiato anche le pile perché era quasi scarica, così almeno siamo tranquilli. Ora torniamo alle nostre fototrappole piazzate sul sentiero, così vediamo un attimo la situazione
del branco da 8 lupi. Vediamo un po' come sta quello zoppo. Oggi c'è tantissimo vento e spero che non dia, diciamo, problemi all'audio del video. Nella fototrappola che aveva la migliore inquadratura per vedere se il lupo zoppo era effettivamente guarito, purtroppo i lupi non sono passati. Probabilmente hanno fatto un altro giro, che è quello che si è visto nei video che ho fatto vedere all'inizio, e quindi hanno fatto il giro del monte e non sono passati davanti a questa fototrappola. Avendo però messo l'altra nella nuova posizione, li riusciremo a vedere sempre, qualsiasi giro loro andranno a fare. Ottimo, abbiamo guardato video di quasi tutte le fototrappole, ne manca solo una. Perfetto ragazzi, ora torniamo alla macchina, abbiamo raccolto tantissimo bel materiale, veramente dei bellissimi video che vedrete poi caricati sulle nostre pagine.